chiudere questo nostro progetto di questo tour Amici per Sempre questa sera all'Aquila, che coincide fra l'altro con questa manifestazione che si ripete ogni anno legata alla comunanza, devo dire che è veramente una doppia emozione. È finire alla grande questo nostro tour. Allora, un bilancio assolutamente positivo, fatto di sold out in Italia, in giro per il mondo, in Canada, Stati Uniti, un'esperienza esaltante alla luce di 60 anni quasi di attività. Beh, secondo me la festa della perdonanza ha anche questo valore, proprio il valore di unire le persone e non dividerle, perché il perdono è qualcosa di buono, che arriva al cuore. E poi stasera qui sarà un'unione tra una generazione di musicisti partita negli anni 60 e dei giovanissimi maestri di musica sul palco diretti dal maestro Leonardo De Amicis. Il perdono, direi che se non ci fosse il perdono saremmo in guerra, no? Non ci sarebbero gli Amici per Sempre. Abbiamo tutti qualcosa da farci perdonare. Trovo che sia magico perdonare, che sia bello perdonare.